L'ultimo pezzo di gara al rush finale, prima di entrare proprio nella zona del tappeto rosso, red carpet per questi tre atleti. Si tratta del cunese Diego Civallero, del poliziotto valdostano di Pont Saint-Martin Marco Gaida e dell'atleta di Gressin Sergio Borbei. Hanno trascorso gran parte dell'ultima notte praticamente insieme, si sono fermati a riposare insieme, sono ripartiti insieme proprio per portare a termine l'ultimo tratto di gara che li porterà qui nella zona dell'arrivo, verosimilmente intorno alle 118 ore, sono 117 ore e 59 minuti in questo momento. Li vediamo i tre entrare in questo momento nella passerella che li porta a conclusione di questo fantastico viaggio, 350 chilometri, viaggio iniziato sabato mattina alle 9, per un totale di 25.000 metri di dislivello positivo che li ha portati su e giù per le montagne valdostane, colli, rifugi. Hanno attraversato praticamente tutta la Valle d'Aosta ed ora sono qui all'arrivo Marco Gaida, Diego Civallero, Sergio Borbei a concludere la loro prova. Concludono in questo istante 117 ore e 59 minuti. Complimenti davvero al trio di atleti Sergio Borbei, Diego Civallero e Marco Gaida. E adesso naturalmente l'abbraccio con i tifosi, con i supporters che sono stati svegli durante la notte, levatacce per arrivare a seguirli, i tre che ora si prendono il giusto tributo mentre naturalmente attendiamo l'arrivo della prima squadra. Ragazzi, se volete salire, risalire, no, scendo io. non potete scappare, abbandonarmi qui da sola sul... Cioè, venite qua a darmi, cioè, solo un... ti hanno preso come portavoce del... I valdostani hanno deciso di andarsene, hanno lasciato qua Diego Civallero, cunese. Dicevo, avete finito la gara praticamente insieme, ultimo pezzo di gara l'avete fatto insieme, siete riposati insieme, ripartiti per tagliare il traguardo. La stanchezza, però la felicità, la soddisfazione nel tuo volto e nei tuoi occhi. Sì, con Sergio l'ho fatta dall'inizio, da sabato, insieme assieme, non solo che non lo conoscevo, e siamo stati assieme tutti questi 4 giorni, 117 ore. Un grande sforzo, però è bello anche perché dicevamo che era contraddistinto dal sorriso, dalla gioia, dalla felicità e dalla nascita di nuove amicizie. Sì. Complimenti a Diego Civallero, a Sergio Borbei e a Marco Gaida per la loro prova.